Intanto il ringraziamento ovviamente va alla fiducia, alla mia direzione, sicuramente una direzione molto attenta, e al governatore e a tutta la Toscana, a tutte le colleghe e colleghi anche della Toscana. La dottoressa Vittoria Doretti, medico della ASL Toscana Sud-Est, è stata riconfermata come responsabile regionale del Codice Rosa. Il Codice Rosa è un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Lo vediamo anche noi, c'è una percentuale importante anche nei femminicidi di donne ultra 65. Anni, dove esiste sicuramente la violenza, dove occorrono occhi e percorsi particolari. Nel 2011, con la sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione Toscana e la Procura Generale della Repubblica di Firenze, diventa un progetto regionale. Prevede percorsi gender sensitive di accoglienza, cura e tutela delle persone vittime di violenza e abusi. Continua in modo molto attento. Le grandi sfide sono anche quelle post-Covid, dove per chi è vittima di violenza, le donne con il percorso donna, ma anche tutti i bambini, e chi ha discriminazioni multiple, i famosi crimini di odio, occorre un'attenzione ancora più accentuata, soprattutto su quelli che sono i percorsi territoriali. Quindi grande attenzione, siamo capofila con un progetto molto forte nella formazione medici di medicina generale, 118 consultori. Quindi non solo pronto soccorso, ma anche il collegamento. Noi abbiamo investito tanto su una cosa che mi hanno insegnato le grandi donne dei centri antiviolenza, ed è lo sguardo di chi ascolta. Non giudizio, lo sguardo, avere il coraggio di chiedere, ma con rispetto, o anche non chiedere, ma restare accanto, esserci, senza giudicare nessuno, ma ci siamo, e questo è un tema che ci sta a cuore. Credo sia questa l'importanza forse più forte di Codice Rosa, quella di voler abbattere la solitudine non solo delle vittime, ma anche dell'operatore e dell'operatrice che si trova di fronte a questo che è un crimine contro l'umanità.